secco, stiamo ora al gesto di campo delle squadre. La maglia da trasferta, la verde fosforescente, la maglia abbastanza gialla, però per il momento si vede bene. Vediamo la squadra reggiana Erminia con la sua seconda divisa sulla destra, naturalmente la squadra. Cross nel mezzo, pallone colpito di testa, attenzione a Pinto, può aprire sulla sinistra per cross nel mezzo, liberata però ancora la conclusione di Maltese, la parata in due tempi, poi fuori gioco, parata, vedremo se Finardi dietro già si tiene di fianco, il cross nel mezzo di Maltese, libera la difesa. C'è Pinto poi, conclusione completamente sbagliata con l'esterno sinistro. Parati, palla al tocco, Finardi, che ha recuperato bene l'infortunio patito in precedenza. Maltese dentro tra le linee, c'è fuori gioco però di perna. Qui si è visto Marchetti a mantenere il pallone in gioco. C'è anche Adamo lì, il cross di destra di Maltese, pallone che giunge a Corti, poi Finardi, attenzione a Rossini, il cross nel mezzo. Questo fisico arbitrale, comunque calcio di rigore in favore della squadra. Fischio arbitrale. Conclusione, gol spazzato, Culetta, e quindi passa in vantaggio la Giana Erminio con perna al 39esimo, gol dell'1-0 su calcio di rigore, ma sono state veramente tante le proteste da parte della Lucchese per il fischio del signor Rico. È cambiato il risultato al Porta Elisa con la Giana Erminio passata in vantaggio grazie al tiro dagli 11 metri